A Natale si può. Beru caffè. A Natale si può mandare qualcuno a fanculo. Buona vigilia. La disperazione della risata. Guan plein, l'om kiri, ma è pazzesco. C'è un papà a Brindisi che da 8 anni non sa che fine abbia fatto suo figlio, portato via illegalmente da una donna kazaka, inseguita da 3 mandati di cattura internazionale. E questo papà si chiama Giovanni Boccia, Bocci, scusate, Giovanni Bocci, e il bambino, sparito da 8 anni in Kazakistan, si chiama Adelio Bocci. Ci sono delle verità inconfessabili, probabilmente, di inadempienze, di complicità. L'ambasciata, i vari ministri degli esteri, alcuni presidenti del Consiglio che non hanno fatto nulla e hanno promesso tanto a questo padre che si passerà, non so, l'ottavo, il nono, boh, Natale disperato senza sapere che fine abbia fatto suo figlio in Kazakistan, a parte qualche foto con i lividi sulla faccia e sulle braccia. Qualche chiamata disperata, lui non sa più niente. Bene, volete sapere cosa è successo l'altro giorno? Siamo alla follia, siamo alla follia, alla risata, no? Ricevo una telefonata sul cellulare da un agente della squadra mobile di Brindisi. Questura di Brindisi ha tutta la documentazione e quantomeno a conoscenza dei mandati di cattura internazionali. Poi no, le questure, il questore, i capi, il ministro Piantedosi, eccetera, eccetera. Bene, questo agente della squadra mobile di Brindisi ha telefonato al papà di Adelio dicendogli: scusi, noi stiamo venendo a casa sua a prendere sua moglie e suo figlio a Brindisi. Lui dice: ma forse è uno scherzo telefonico? Ha richiamato, ha detto: ma è uno scherzo telefonico? No, non riusciamo a parlare al cellulare con sua moglie e adesso dobbiamo venirla a prendere, lei e suo figlio a casa. Cioè, io penso che sarei svenuto, no? Ma come? Ma come? Da 8 anni che è sparito, ne hanno parlato anche i giornali poco. Qualche TV, poco, ci sono tutte le carte. In questura avete tutte le carte e un dirigente della questura di Brindisi incarica agente della squadra mobile di telefonare al papà di Adelio Bocci che non sa dov'è finito. Il piccolo Adelio da 8 anni e neanche la sua moglie inseguita da 3 mandati di cattura internazionali per andare a prendere moglie e figlio a casa a Brindisi. Ma cioè, Kafka, chi è Kafka? Mi fa una pippa Kafka di fronte a una cosa del genere. E sapete che cosa ancora? Che non ne parlerà nessuno. Secondo voi io riuscirò a far uscire qualche cosa nei giornali in cui collaboro, in televisione? Riuscirò, secondo voi? Non gliene fotte niente a nessuno. Come si diceva ieri, il 2024 sarà l'anno della censura, e cioè l'anno dell'ingiustizia. Passatevi un buon Natale, va?